buongiorno e buon caffè a tutti voi e buon caffè a Tania il Grande. Grazie, buongiorno. Tu te lo sei già ciulato il tuo caffè? Eh sì, sì. Puoi posare la tazzina tranquillo. Guarda, io l'ultima goccia. Fai, fai. Oh, e la poso pure io. Allora, Tania il Grande, mo vi dico tutto, vi dico tutto di Tania. Noi ci siamo conosciuti con Sud Bambina quando siamo venuti al centro di recupero tartarughe marine di Brancaleone. Tu sei tecnico di riabilitazione veterinaria, ti occupi soprattutto delle tartarughe marine. Ogni tanto di qualche tartaruga d'acqua dolce, perché anche quelle vengono abbandonate. Ecco, diciamo il termine esatto, perché quella tartarughina che voi vedete grande quanto un euro e che comprate ai vostri bambini perché mamma, poi comincia a crescere o magari si ammalicchia un pochino, voi la prendete, la lasciate, molto spesso non voi, quelli cattivi, non voi che siete i buoni, la abbandonano nella fiumarella, nella fontanella, esatto. Anche a mare. A mare, così magari muoiono prima, perché quelle no, d'acqua dolce... No, nell'ignoranza si è convinti che quelle sono tartarughe marine. E, ecco, pensa che cos'è. E poi invece quelle che riescono a sopravvivere, perché hanno due, come dire, attributi anche loro, vanno a finire magari con qualche disturbo da te, Tania, vero? Esatto, sì. Esatto. Che te ne occupi? Più che altro il loro grosso difetto è che sono animali molto resistenti. Cioè è il loro grande difetto, purtroppo non muoiono subito. Perché hanno una pazienza incredibile. Esatto, riescono a vivere anche 30 anni in sofferenza perché hanno bisogno di molte attenzioni. Quindi in casa non è, riconosco che non è facile dargliele. Ma perché se li prendono allora, scusa, io questo dico. Perché le vedono così piccole, come dicevamo, al mercatino, sono quanto una monetina così quando vengono acquistate. Perché sono neonate. Esatto, si pensa che di poterle gestire al meglio. Invece no, riescono a raggiungere anche 25-30 centimetri e si pensi che una sola ha bisogno di almeno 400 litri d'acqua. Mamma mia. Della luce del sole almeno 6 ore al giorno, cioè ha bisogno di tante attenzioni. Senti Tania, dimmi questa cosa, io ti ho vista lavorare con una dedizione, non voglio usare il termine romantico di amore, no? Ma con una dedizione, un rispetto per la salute di queste tartarughe marine che arrivano da voi in situazioni drammatiche, con ami, plastica, ingoiata. Quali esatto. sono i casi più... Senza nulla togliere al lavoro degli altri centri sparsi no, in Italia, per però nel nostro centro purtroppo ci arrivano quelle in condizioni più disperate. Ma perché? Perché il problema delle tartarughe marine delle nostre zone è dovuto alla pesca professionale ad amo. Non con le reti. Ah, quindi è qui che si agganciano agli ami? Esatto. Qui da noi? Sì, perché le correnti dello stretto creano quelle condizioni ideali che ci sia una maggiore affluenza di tonno e pesce spada. Quindi nelle nostre zone vengono a pescare dalla Tunisia, dalla Turchia, dalla Grecia. Certo, noi siamo... ovviamente dalla Sicilia. Non posso dire il termine perché già ho visto il bollino rosso e la regia che mi blocca, ma noi siamo un po' come quelle... quei bordelli in cui tutti entrano, no? Insomma, quella... Sì, sì, sì. No? Si crede che ci sia una mangianza, insomma, per tutti. Arrivano da tutte le parti, quindi c'è una pesca sovrasfruttata. Ma io quando sono venuto lo scorso anno ho visto delle tartarughe enormi e alcune anche piccole. Sì. Cioè, ce n'era una che era una roba grande così, quanto avrà avuto? 40-50 anni di più forse? No, diciamo sui 30, perché sui 60 centimetri raggiungono la maturità sessuale, quindi hanno circa 25-30 anni. E quelle poi sono già andate libere? Voi le avete sì, già sì, liberate? Sì, sono tutte liberate? Sì, sì, sì. Anche dopo quella... la riabilitazione le rilasciamo il prima possibile. Anche quella meravigliosa che ho visto l'altra volta con Filippo Armonio, perché voi due collaborate sì. da sempre, no? Sì. A Brancaleone, al sì. centro recupero tartarughe marine di Brancaleone. Esatto, sì. In questo momento la situazione è drammatica perché vi si è crollato il tetto. Sì, purtroppo con l'alluvione che c'è stata in Calabria il primo novembre, soprattutto in quella zona Ionico-Regina,
quindi... Voi avete una parte della vecchia stazione ferroviaria, sì, vero? No, proprio la stazione. No, tutta la stazione. Sì, la biglietteria, insomma, l'edificio, sì. La struttura che ormai era dismessa e quindi è stata adibita ad usi più... Ma in questo momento quindi voi non potete entrare là dentro? Com'è noi la situazione? Possiamo entrare, però diciamo che proprio la zona di ricovero delle tartarughe dove è inagibile. Esatto. E quindi? Abbiamo trasferito gli animali, ovviamente li abbiamo messi al sicuro, infatti con il crollo nessuno si è fatto male. Ma questo è già una cosa. Perché avevamo preventivato comunque. Però tu mi hai detto di un'altra roba per la quale io chiedo alla regia, se non l'ha già fatto, di tenere costante il vostro riferimento, il vostro IBAN, eccetera, perché mi hai detto che si sono rotte. Che esatto, cosa? Praticamente è crollato il soffitto e ha provocato, ovviamente, oltre alla caduta dei pannelli che fungevano da soffitto, anche il filtraggio della vasca da 3.000 litri. Abbiamo già chiesto vari preventivi, ma il più basso era sulle 8.000 euro. Ah. Noi non abbiamo finanziamenti né pubblici né privati. Quindi... Com'è sta storia? Perché... Così, perché delle tartarughe marine gliene frega poco a tutti quanti. Guarda, le cose cattive adesso le dico io, non te le faccio dire a te. Quindi... Allora, le cose cattive non le faccio dire a Tania perché lei è di una bontà folgorante, questo l'abbiamo capito, però lo dico io, che molto spesso i politici di tutti i livelli, da quelli più bassi fino a quelli più alti, utilizzano progetti così importanti come il vostro per... tutte le loro campagne elettorali, che vanno da quella scolastica, quando si presentano per i famosi decreti delegati, quindi già quando si presentano per rappresentare i loro figli delle scuole elementari in poi, fino a quella del Presidente della Repubblica, tutti fanno un passaggio, tutti si fanno la foto con la tartaruga marina, tutti vanno a guardare le vasche, nessuno che sia realmente interessato al destino dei centri, non dico solo quello di Brancaleone, ma in generale dei centri del recupero e della cura delle tartarughe marine, che non è che si curano da soli perché arriva un ditino dal cielo e fa buff il miracolo. Ci sono spese da fare, no? Esatto, sì. Da sostenere, farmaci da comprare, suppongo queste vanno operate, sì, saranno anche addormentate, esatto. Ci vuole del no, che cosa? L'anestetico, sì, sì, sì. Gli antibiotici, il cibo, pesce, aghi, fili, mangiano pesce. Da dove arriva sto pesce? Mica tutti i giorni esci in barchetta per andare a prendere l'acciuga, sì. Ecco appunto. Allora, tutto questo però chissà com'è, alla fine della campagna elettorale svanisce. Allora chiedo ai miei amici, per esempio, che ne so, dei grandi comuni, chiedo a Giuseppe Falcomatà, sindaco e attuale, quanto prima, presidente della città metropolitana, per esempio, chiedo a Peppe Raffa, presidente della provincia di Reggio Calabria, chiedo alla regione Calabria di cominciare a guardare verso questo centro di recupero, per esempio di Brancaleone, e magari agli altri, con un interesse diverso e soprattutto con proprio con un intervento che sia reale. L'ho detto io, così non lo dici te, non ti fai nemici, tanto io e nemici, capirai quanti. Insomma, la situazione qual è? Voi in questo momento non avete i soldi. No, noi almeno per aggiustare il tetto abbiamo improvvisato una lotteria simbolica su Facebook e siamo riusciti a raccogliere le 2.000 euro preventivate. E ci sono, sì, sono andate. Sì. Cioè Facebook ha risposto, sì. con sostenitori, diciamo, da tutta Italia e anche oltre, perché anche dalla Svizzera ci hanno mandato delle donazioni. Sì, sì. Noi abbiamo più sostenitori dal centro Italia in su. E perché il meridione è così sordo? Ma il meridione, diciamo che è sordo in generale al volontariato. Sì. O meglio, è molto di buon cuore, restio. Però è molto restio. Dobbiamo anche un po' aiutarli. Allora, Tania, cominciamo, esatto, a dire quante sono, per esempio, le tartarughe marine che ogni anno voi salvate? Noi diciamo che abbiamo un problema grosso con i pescatori e quindi riusciamo a salvarne soltanto 50 all'anno, che non sono poche, però considerato che ne muoiono 1.000 solo nel tratto Regino ogni estate. Ne muoiono 1.000? Sì, purtroppo la stima è di 1.000 esemplari catturati accidentalmente nelle battute di pesca estive, quindi stagionali. Di tutte le grandezze, di tutte le età, quindi. Sì, esatto.
E anche noi di tutte le specie, no? Perché ce ne sono di varie, no, di tutte le razze. Com'è? Ci sono tre specie, sì, però la nostra più comune è la caretta caretta. La caretta caretta, sì. Che peraltro è tutelata. Sì, tutte le specie sono tutelate, tutte le tartarughe marine. E quindi i numeri non sono, insomma, a favore né nostro né delle tartarughe. Senti, ci sono anche altri centri in Calabria? C'è il centro di Isola Capo Rizzuto, che però fa parte dell'area marina protetta. Quindi l'ente gestore, la loro provincia di Crotone, sì, sono comunque finanziati anche dal ministero. Dici. Sì, perché è un'area marina protetta, quindi... E noi, cioè, non ho capito, quindi voi noi viaggiate siamo soli? Soli. Soli? Soli. E viaggiate come? Cioè, a vista, veleggiate a vista, così? Quando avete dei soldi, esatto, li buttate, no, diciamo, subito che dentro? Noi le curiamo sempre le tartarughe, non sì, abbiamo mai detto so. Di no anche senza soldi, a costo di rimetterceli noi, come spesso avviene. E questo avviene. Vi fa come un grande onore avviene. E lo sappiamo, ecco. Però diciamo che andiamo avanti solo con le donazioni dei sostenitori, sì. E con i campi di volontariato che facciamo in estate. Perché io ho visto che c'erano dei ragazzi che venivano da fuori. Sì, sì, da maggio a settembre facciamo, organizziamo i campus di volontariato. E anche qui abbiamo volontari da centro nord. Cioè noi, per esempio, noi calabresi non veniamo? No, abbiamo avuto 122 volontari la scorsa estate, che loro, due calabresi. Pensa a te. E questi volontari non solo vi aiutano, ma anche un po' vi aiutano, vi sostengono un po' anche, no? Sì, loro pagano una quota per il campus, perché noi abbiamo un alloggio da affittare, le spese, certo. Tutto quanto. E in cambio passano una settimana con noi, ci aiutano, stanno a contatto con le tartarughe. Io quelli che ho visto erano veramente eccezionali, dei ragazzi molto sì, motivati. Sì, sono bravi perché già arrivano con un grande interesse, c'è chi lo fa per studio, chi solo per passione, però... Senti Tania, voi andate anche nelle scuole per informare... Sì, diciamo che tra un po', in questo periodo, insomma, prima della primavera, facciamo un programma annuale di educazione ambientale per le scuole, quindi rivolto alle scuole di primo grado, secondo grado, e poi accogliamo da aprile-maggio le scuole al centro per una giornata da trascorrere con noi. Cosa possiamo fare? Chiedere ai nostri sponsor, per esempio? Magari. Intanto sì. Chiediamo ai nostri sponsor... Sì, con degli sponsor il progetto sarebbe già mezzo finanziato, insomma. Perché adesso ci vogliono 8.000 euro subito. Per l'impianto di filtraggio. Per l'impianto di filtraggio, perché altrimenti come si fa a tenere queste tartarughe se non c'è il cambio costante? No, assolutamente, no? Quella vasca è fuori uso, è la più grande che abbiamo ed è quella che ospita 4 tartarughe in riabilitazione. Quella è la cosa più importante. E poi dobbiamo fare una sorta, creare una sorta di rete. Noi facciamo così, tu Tania torni qui di tanto in tanto, perché questo è un argomento che dobbiamo trattare. Magari ci porti anche un po' di immagini sì. La prossima volta, come quelle che ha portato l'altra volta Filippo nell'altro nostro programma. E cerchiamo da questa postazione di non spegnere mai la telecamera su di voi. Esatto. Ok? E poi però voi fatevi subito vivi, fatevi subito sentire, e soprattutto piccole donazioni. Voglio dire, ci chiedono quei 2 euro per qualsiasi cosa, forse ogni tanto, no? Un piccolo contributo ciascuno potrebbe aiutarci. Partiamo tantissimo. Anche da 5 euro, voglio dire, non è un problema. 5 euro per 100 persone sono già 5.000, eh? No, sono già 500. Per 1.000 persone sono già 5.000. Voglio dire, non è veramente una cosa così drammatica. Allora Tania, noi ci salutiamo per sì. Oggi, però ci vediamo presto. Tania ci deve raccontare un sacco di cose. Raccoglie i gatti per strada malati, raccoglie i cani per strada abbandonati e malati, non si ferma mai nella sua opera di divulgazione di tutto quello che riguarda non solo il volontariato ma anche l'assistenza, perché volontariato comprende l'assistenza, ma molto spesso la gente la parola assistenza, se non la vede poi nei fatti, è vero o no? Sì, è scettica, sì, è vero. Tu sei molto timida.
No, diciamo che non sono abituata alle telecamere, però... Adesso ti ci abitui perché tu devi tornare un sacco di volte qua. Sì, sì. Va bene? Sì, sì. E noi veniamo lì a riprendere... Adesso ci sono due tartarughe d'acqua dolce, mi hai detto? Sì, adesso abbiamo due trachemis che erano detenute, diciamo, in condizioni non proprio idonee. Ci siamo fatti carico anche di loro, sì. E com'è stava? Che gli era successo? Beh, praticamente una era già abbastanza grande perché raggiungeva i 20 centimetri e stava con l'acqua che le bagnava solo le zampe, invece devono nuotare in almeno 50 centimetri di profondità, altrimenti si atrofizzano i muscoli. Io capito che a me mi schiumano rabbia di quelle... Non le prendete! Non le comprate! Se non riuscite, ma insomma, voi in una casa di un metro per due riuscite a stare? Ecco, questa non solo, è la domanda. Queste sono tartarughe americane, quindi. Manco della. No. Quindi importiamo anche, esatto, specie che non sono della nostra, voglia, dell'ambiente, sì, quindi sì. Ancora peggio, insomma. Esatto. Mamma mia. A domani con voi. A prestissimo con Tania. Salve. Il numero, il IBAN in sovrimpressione, piccoli versamenti, mi raccomando. A domani. Grazie, grazie Tania. Grazie a voi, grazie della possibilità. Grazie.